Ragazzi, bentornati su Final Fantasy VII Definitive Remaster Remake Super Deluxe Golden Edition. E stiamo per combattere contro questi soldati e credo che sarà un combattimento abbastanza easy, perlomeno spero. Energia, mi curo un attimino grazie alla mia magia. In culo. No, vabbè, non sto messo male. Ok. Fottiti in culo, ok. Materia vitale. Allora, vediamo. Ah, una passiva. Mi dà più punti vita massimi. Mi dà 10% di punti vita in più. Male non è, male non fa. Anche perché non so quanto convenga curarsi con energia. Vabbè, ognuno sceglie, diciamo, la sua via in questi giochi, il suo modo di approcciarsi. Per il momento preferisco ingigantire così la mia energia. Ma la ragazza è andata qua dietro, è scappata di qua. Gran pozione, ok. That bastard couldn't have gotten far. Stay alert. I don't want to stick around here. Meglio girare alla larga, ok. Senza input lag anche queste fasi qui sono molto più godibili. Aggirante? Che cazzo fa la materia aggirante? Contrattacco dopo una schivata. Ah. Bella. Bella. Però vabbè, non abbiamo... Oddio, a meno che... Fermi. Ah, purtroppo possiamo mettere solo sulla spada questa roba qui. Forse salendo di livello si... Si sbloccano altri slot della spada? Magari anche gli oggetti possono avere un livello loro? Steady.
Ok. Ho parato il cagnetto. Nuovo livello. Oggetti. Granata. Perfetto. Oh, porca scrofa, mica l'avevo visto questo. Madonna ragazzi. Ok, allora magie. Ignis. Colpo incrociato. Vai. Curiamoci. Granata. Ok. Ok, forse per i tetti. I tetti sono la via più sicura, ok, quindi una volta controllato sto vicolo per accertarci che... Ok, dobbiamo andare sulla scala. Però chi è? Chi che rompe i coglioni? Queste parti non sono esattamente il massimo della vita, però ok, vai, apri, apri. Oh, una banda di ferro. E che cosa fa questa banda di ferro? Robusto bracciale metallico molto funzionale nonostante il prezzo contenuto. E questo sembrerebbe avere... Oh, uno spazio extra. Ok, quindi adesso se faccio questo, la schivata passò, vabbè. E devo andare di qua. Ma una volta arrivato qui, che cazzo... Ah, eccolo. Wow.
shield front. Get away. Ma perché? Ragazzi, Cloud attacca da solo. Perché va in auto? Perché va in auto? Va in auto, ragazzi. Cioè, dopo un po' che non tocco il gamepad, va in auto. Porca m***a. Raga, non so come... Oddio santo. Scusate ragazzi, però ho avuto un attimo di sconforto perché non riesco a capire come cazzo si sia bloccato in automatico. Fermi. Opzioni. Allora, non ho capito perché è andato in automatico. Vabbè. Predefinita, minimappa fissa no, mobile. Cioè, veramente? Raga, il gioco era, andava in automatico, io non so come sia potuto accadere. Ha fatto tutto da solo, raga. Ha fatto tutto in automatico. Ok. Allora, finché mi muovo non va in automatico. Il punto è che se sto fermo, magari per aspettare un colpo, per fare un parry, una cosa così, Cloud prende iniziative. E non da poco, iniziative come per esempio attaccare un nemico o allontanarsi da lui. Non è che decide magari di pararsi e basta in automatico. No. Fa come gli pare, rimette proprio in discussione tutte le mie scelte. Ah, è bloccato. Se avete finito di rompere i coglioni. No, comunque. Oh no, ma c'è entrato in pieno questo stronzo. Mazza quanti combattimenti, raga.
Allora, granata. No. Cosa? Se ne vanno. Non capisco. Mi prendo una pozione. Ok. Sono tostissimi sti cani a morire. Mamma mia. Di travertino. Lui intanto col fiore proprio. Madonna ragazzi, che... Qualcuno vuole una granata? Te vuoi una granata? Lo so che è un po' confusionario, ma non ci posso fare niente, è tutto... Perry! Tu mai hai battuto tu a me? Questi, oh, porca puttana. Ok, devo prenderli sempre alle spalle, farmi attaccare e poi menarli da dietro. Questo però è più forte degli altri, quindi lesione. Bam! L'ho stremato, ragazzi. Tenente Gonga. Fottiti in culo. E dai ancora. E che? Vai Cloud, salvati! Ah. Bello spot per Trenitalia che inizia così. La svolta proprio. Guess Cloud won't be joining us after all. No need to assume the worst. I'm sure he's fine. You saw him in action, didn't you?
Guy's a soldier. Goddamn one-man army. You think he's a keeper? One might go. You had me worried for a minute. What the hell you been up to, huh? Giving public security the runaround. That's what. Had to draw them away from the station somehow. Nicely done. Well, can't argue with results, huh? What? Wait. Qui gatta ci cova. What? Ever been attacked by an invisible enemy? What? Wearing robes. Came and went like the wind. Thought they were invisible. They were, at first. Only saw them after she grabbed me. A new Shinra weapon, maybe? More like a panic-induced hallucination. Never mind. Forget I said anything. Suit yourself. Come on, let's move up. Ok, quindi adesso ci prendono per un fanfarone che ha le allucinazioni. Ma io mi ricordavo pareri diversi su questa prima parte. No, ma ci sono 2 ore di dialogo. Ma non mi pare, cioè nel senso... Può piacerti o non piacerti il tipo di gameplay, nel mio caso non mi piacermi, però... Cioè... Non è così denso di chiacchiere. A meno che... Oggetti... No, granata non la posso usare. Ah, mo mi fate passare, mo. Porca puttana. Raga, avete rotto il cazzo. Ah, parliamo con lei, che lei è quella più comprensiva. I can't stop thinking about it. The bomb I made shouldn't have produced an explosion that big. It doesn't make any sense. The explosion triggered a reaction with the Mako. You said so yourself. That was my first guess, but shouldn't a reactor have fail-safes to prevent that kind of thing? You mentioned invisible enemies back there, right? Right. Oh, no. I'm just looking for excuses for something that was clearly my own fault. Gotta own up to it if I'm gonna learn from this and move on. Thanks, Cloud. You're a good listener. Sei un buon ascoltatore. Vabbè, ma... Capo... Capoca. What kind of maniacs would go so far as to bomb a reactor? They've yet to announce it publicly, but I heard it was Avalanche's doing. Really? Aren't they the terrorists who tried to kill the president? Is there nothing they won't do? Hey, quit talking out your ass. Everyone knows Avalanche only cares about saving the planet. Just who do you think you are? A law-abiding concerned citizen. Law-abiding? Really? Don't antagonize him. In my humble opinion, that explosion was a message. A message to the bastards bleeding our planet dry. Think they got it? Heard it loud and clear, y'all's masters. We will not submit to intimidation or violence, but work together for peace and prosperity. That is how civilized people change the world. That's right. That is the Shinra Creed. Them fighting words.
It's what we believe. We all have to follow our conscience, don't we? We should go. Right. Ok, una scena molto strana. You hear that suit? Shinra Creed my ass. We're the good guys, damn it. You hear that suit? Shinra Creed my ass. Ah, ok, possiamo tornare da lei. Let's get this out of the way. Personally, I find visual aids make the dull stuff a lot more bearable. If it helps, think of it as an initiation rite. How many times do I have to tell you people? I'm not... There's such a thing as playing too hard to get. So, here we've got a wireframe model of the great city of Midgar, complete with massive steel plates suspended 300 meters above ground level, atop which stands a shining beacon of civilization. The whole system is sustained by the Mako reactors, which feed the insatiable appetites of the public. The train will be passing through an ID checkpoint shortly. This here is the train's route. As you can see, it'll take us around this main pillar. Look, we're about halfway through it now. They've set up a checkpoint here to scan the IDs of all passengers heading in and out. Date of birth, residential status, criminal history. All that and more is automatically cross-referenced in their databases. Public security wouldn't have it any other way. Heads up. Don't worry, our IDs are impeccable. What'd I tell ya? Have a little faith. Won't be long till we reach the bottom. Relax. Take a good look. It's because of that great big pizza in the sky that people down there gotta struggle to survive. Shinra sucks up Mako. While the soil turns to dust, the air fills with smog, and the flowers die. Then leave, no, don't look back. Ci sono i fiori. La ragazza li raccoglie, a meno che non li coltivi lei in maniera super scientifica. If you're only out for yourself. But the folks down there don't have the luxury of choice, you know? Ho guadagnato un trofeo per aver superato un'area obbligata nel gioco. Che cosa stupida i trofei. Damn, we are good! Yes! Bombs detonated one, members lost zero. And one step closer to a brighter future. Hell yeah! Guys! Lower your voices, huh? People are listening. Oh, right! Now get some R&R. You've earned it. Just be ready for the next mission, all right? La paga. See you soon. At Seventh Heaven. You know, where Tifa works. Don't keep her waiting. She'll worry. Ok. Vabbè ragazzi, anche questo quarto gameplay su Final Fantasy Seven Deluxe Final Edition Remake Star è finito. Noi ci vediamo alla prossima. Io vorrei dirvi che mi sta piacendo, anche soltanto per onorare il bel ricordo che avete di Final Fantasy 7. Però mentirei se dicessi che è un gioco adatto a me. E non so, c'è qualcosa di estremamente infantile nei dialoghi. C'è qualcosa che non, proprio non mi riesce a prendere. Non riesco. Sarà,
sarà la giapponesità del tutto. Boh, non lo so. Il fatto che questi combattimenti vadano in automatico. Scusate, fatemi dare un'occhiata. Configurazione tattica. No, questo è... visuale. Grafica, audio, lingua dei dialoghi. Impostazioni di gioco, modalità standard. Standard classica. Allora, fermi. Scegli questa modalità per selezionare i comandi lasciando che gli attacchi base e gli spostamenti sul campo vengano gestiti automaticamente. No. Giusto? Ora forse non dovrebbe partire in automatico, ok? Noi ci vediamo al prossimo gameplay, sempre su Final Fantasy VII Remixed.